incredibile, incredibile. Intanto, caro Parenzo, con noi c'è il mitologico. È un tuo nemico, ve lo tratti veramente male. Io ho provo un sincero affetto nei confronti di questa persona. Non so perché tu, che pure sei stato parte politica, lo tratti male, come un derelitto, come un poveraccio. Io non capisco perché. Politica. Marco quale Rizzo, buonasera. Buonasera a tutti. Adesso, democrazia sovrana popolare. Chiedo scusa. Sì, assolutamente. Contro Parenzo. Chiedo scusa, due precisazioni. È un unchiave balls, lo sapete, no? Sì, sì, tu sei un unchiave ball politico. Ma tu sei un unchiave ball politico. Tu politico. Cioè, tu sei un pericolo pubblico. Sei passato dal grande Cossutta, grande insomma, perché per chi piace, da Cossutta alle peggiori dittature. Vedi che sei strano. Sei strano, non riesci a eloquire con la io tua. Io poi non sono mai stato comunista, peraltro. E se non ti piace la Cossutta, perché dici grande? No, dico che Cossutta nella sua storia era staliniano, quindi non aveva la mia simpatia, quindi non aveva la mia simpatia. Rappresenta. Bravo, parliamo del presente Rizzo, del futuro. Per Rizzo, ho bisogno di parlare del passato. Allora Rizzo rappresenta per Parenzo, cioè Parenzo rappresenta per Rizzo tutto il male possibile, perché è filo americano, è pro NATO, pro Europa, mentre Rizzo No, c'è un problema di Parenzo. Parenzo rappresenta lo stereotipo del 95% dei giornalisti italiani, cioè? Che sono totalmente allineati con una velina. Fino al 22 di febbraio del 2022 parlavano del Covid, poi dal 22 febbraio del 2022 parlano della guerra. Sì. Poi da un po' di tempo a questa parte parlano del clima, gli arriva la velina e loro si ecco muovono. Ma da dove arriva la velina? Dalla Pagnotta, perché se vincessimo noi tutti questi verrebbero con noi, non lo capite? Ha detto Cruciani, un uomo libero. Io non condivido nulla di Cruciani, però un uomo libero. Invece gli altri sono per la Pagnotta, ma non Parenzo, perché fa parlare anche questi quattro straccioni filo putiniani e anti-vax, per quello lo dice libero. Parenzo ha bisogno di incasellare. Deve dirti che però, sei negazionista. Scusami, lascialo racconto. Scusami, sei Marco. Alleato con i peggiori ex fascisti. Ma ci rendiamo conto? Ma che di vuol cosa dire? Ma che parole parlando? Sono? Ma non esistono più. A proposito, l'altra narrazione che viene dal potere, che viene dal mainstream, caro Rizzo, è quella del fascismo, del pericolo fascismo. Ma pensate, noi siamo stati due giorni a discutere della decima MAS, sì, e non stiamo a discutere del fatto che questa destra e questa sinistra, che pari sono, sì, ci stanno portando sull'orlo della terza guerra mondiale. Cioè, ma vi rendete conto? Putin ci sta portando. Il passato va analizzato in termini storici. I parlamenti devono fare le leggi. Ha ragione Vannacci quando si rifiuta di rispondere sei antifascista, sei fascista, sei la decima MAS. Vannacci fa parte del gioco, ce lo vogliamo dire. Il teatrino di Vannacci è stato costruito dalla sinistra, ma a lui gli va bene. Stiamo a discutere di cose del passato. Il giudizio sul fascismo è storico ed è netto. Detto questo, dobbiamo parlare della terza guerra mondiale, dobbiamo parlare della crisi economica. Ecco, ma il vero male energetica. Oggi, tu, se potessi decidere dove vivere tra gli Stati Uniti e la Russia, dove vivresti tu? Beh, questa è la solita domanda. Perché non mi fai la domanda se vorrei vivere tra Cuba e l'Italia? No, ma tra Cuba e l'Italia, sì. Tra Cuba e l'Italia, chi sceglieresti? Cuba? L'Italia, ma per un motivo, perché sì, bisogna fare i paragoni geopolitici. Se tu parli di Cuba, per caso, dovresti dire preferisci vivere ad Haiti, in Honduras o a Cuba. Ma che sei condannato se il parli regime cubano? Non puoi parlare dell'Italia e degli Stati Uniti, devi parlare dell'Italia, ho capito, della Francia. Ma in questo della momento Germania, ci sarà una differenza a livello di democrazia tra la Russia e gli Stati Uniti, tra Putin e Biden? Ma per te è un criminale Biden quanto lo è Putin? Beh, allora io mi affido alla storia da questo punto di vista. Allora, facciamo conto di essere un marziano, arrivo sulla Terra e dico chi è per la pace e chi è per la guerra. Sì. Qual è lo Stato che ha 540 basi a 12.000 chilometri dalla propria, con bombe atomiche, dalla propria patria, gli con Stati soldati, Uniti, eccetera, eccetera? Gli Stati Uniti. La Russia ha qualche base nei vecchi paesi satelliti dell'Unione Sovietica, scusa, e ha una base in Siria. Cioè, non è una minaccia. Tu dici la minaccia vera è gli Stati Uniti, non ma è la Russia. Perché gli Stati Uniti devono avere tutte queste basi all'estero? Perché? Ma tu usciresti dalla NATO domani mattina? Usciresti dalla NATO fosse per te? Io vorrei un'Italia libera e indipendente dall'Unione Europea. Ma è già libera. È libera nella NATO. Voi lo sapete che le bombe atomiche che ci sono in Italia
non vengono permettimi di fare una domanda a Rizzo, scusami, ma perché Rizzo invece di dire stronzate, perdonami, dimmi che non è vero quello che ho detto, Parenzo, non è vero, invece di dire stronzate, mi puoi spiegare perché Finlandia, Svezia, i paesi del nord hanno deciso di entrare nella NATO? È giusto che nel nostro paese le bombe atomiche che sono qua le governino gli altri? Questa è la domanda. Questo è importante. Questo è importante. Sì, io non sono d'accordo. Uniti. Ma proponi almeno una doppia degli Stati chiave Uniti che di Marco Rizzo. Generale italiano che ascolta il governo. Ma tu ti rendi conto? Fermi un attimo, fermi tutti e due, torniamo tra un secondo. Fermi tutti e due. Voglio sentire ancora Rizzo su un paio di cose fondamentali, ovviamente contro qualcuno che sappiamo, Fermi tutti. Allora, abbiamo qui un signore che rappresenta la vecchia anima del comunismo, Italia sovrana e popolare, il dottor Marco Rizzo. Applausi ancora. Avete sbagliato, perché è democrazia sovrana. Scusami, popolare, democrazia sovrana e popolare è uguale. È il meglio declinato del sovranismo popolare. Rizzo sostiene che la grande finanza comanda l'Occidente. Ce l'ha detto più volte. Mi corregga se sbaglio. Mi sembra abbastanza del tutto evidente. Però posso dire che la sua vecchia fede comunista, che ancora conserva evidentemente anche se l'ha declinata in un altro modo, dovrebbe ricordare che il comunismo ha prodotto 100 milioni di morti in tutto il mondo. Un calcolo, miseria, terrore e morte. 100 milioni di morti. Miliardi, sì, vabbè. Parenzo deve correggere, miliardi. In Italia per fortuna c'era Berlinguer. Non devi stare dietro Parenzo, perché Parenzo, per parlare del presente, ha bisogno di fissarsi sul passato, fascismo, comunismo. Parliamo degli Orazi e Curiazi. Benissimo. Di Cartagine, e di allora, Roma. Il PD, avete bisogno di quello. Perché e il PD? Io voglio parlare della grande finanza che ci fotte. E l'ho detto. Voglio parlare del cappotto termico. Perché voglio il grande no, della però mi parli del cappotto termico che potremmo anche essere d'accordo. Il PD il PD è fissato con l'LGBTQ. Io faccio fatica anche a ha abbandonato la classe operaia e i lavoratori. E perché sono così fissati? Perché sono così fissati su questa roba qua, sui diritti dei gay? Perché vogliono sostituire i diritti sociali, hanno già fatto, con i diritti cosiddetti civili, che sono laterali, perché il problema di un omosessuale, uomo o donna, non è se è omosessuale oggi, al giorno d'oggi, è se è povero o ricco. Questo è il tema vero. Grande, grazie Rizzo, a presto, un abbraccio, arrivederci. Mago da Milano, fammi sentire il mago.